Abba e grazie Liliana, perché penso che da 2 anni noi abbiamo cominciato un percorso di connessione con questa bellissima realtà. Abbiamo scoperto, diciamo, una visionaria che è Liliana, che riesce, diciamo, a trasmettere entusiasmo e soprattutto ha compreso che, diciamo, connettersi tra eccellenze è un significa dare valore in maniera reciproca alle realtà. Quindi questo talk di oggi, di qualche decina di minuti, lo proviamo a contestualizzare rispetto a questa regione piccola che però, diciamo, avrà l'orgoglio di rappresentare l'Europa nel mondo sul tema della cultura. Io sono rimasto impressionato intanto entrambe le volte, perché passando dalla campagna, non ne abbiano male coloro che vivono in questa splendida regione, alla Basilicata si passa da un mondo all'altro, da soltanto le strade. Poi probabilmente voi siete una regione più piccola e quindi avete meno chilometri di strade, ma sono rimasto colpito già dall'ordine con cui sono tenute. Poi sono rimasto colpito dai paesaggi, perché sono dei paesaggi, diciamo, naturali, non dove l'uomo non ci ha messo la mano, incontaminati da questi canyon che credo siano stati anche scenografie, film importanti, ma anche il paesaggio coltivato, i seminativi erano stati da poco, credo da un mesetto, erano stati già tagliati, era già stato fatto un racconto. E poi sono stato colpito, la terra credo che sia qualcosa di unico, tant'è che è patrimonio dell'umanità, ma sono anche stato colpito da alcuni quartieri più nuovi, ma anche, per esempio, un quartiere che è sopra la parte, sopra i sassi, che credo sia stato costruito, immagino, negli anni 90, con un ordine urbanistico straordinario, cioè con dei palazzi e con una logica, con le strade, con i parcheggi, con la viabilità, con le piste ciclabili. Quindi confesso che ho avuto un'impressione estremamente positiva, ecco, per quel che ho potuto vedere, chiaramente, di questo pezzo di vostra regione che... Questo è un argomento che ci lega, ma soprattutto mi ha già fatto riflettere sulla Fiera 2019, perché quello che tu hai appena detto può essere veramente un confronto, ma soprattutto te la lancio io come... ipotesi, ma poi è tutto un work in progress, quello che potremmo ospitare veramente durante le 8 settimane della Fiera 2019, un weekend come oggi. Innanzitutto ci fa molto piacere aprire questo primo weekend dell'88esima fiera con presenza della Basilicata, ma durante questo weekend potremmo veramente far conoscere quello che, come dicevi tu, Matera prodotto e dare stimoli anche al nostro territorio, che già ne ha, però più che altro sinergizzare. E mi leggo al design, perché design, questo open school legato al design, dove abbiamo anche un amico comune, un torinese, che è colui che gestisce anche la fondazione, che è Paolo Verri, e con lui ci farebbe molto piacere ragionare e continuare un percorso che la fiera ha iniziato sul design. Perché questo abbinamento UNESCO avviene perché voi state preparando un evento straordinario che serve a voi ma serve al paese. Io mi permetto di sottolineare anche un altro aspetto che in parte ha già toccato il sindaco Marelli. Noi adesso l'Albese, questo territorio, è uno dei luoghi più ricchi e più famosi d'Italia. Abbiamo un'economia complementare con la grande industria, la piccola industria, l'agricoltura dei grandi vini, abbiamo il commercio, un terziario che ha sviluppato in modo esponenziale il turismo, soprattutto negli ultimi anni, cioè siamo diventati ricchi e famosi, ma non eravamo così, poche decine di anni fa. E lo stesso turismo che adesso fortunatamente si è sviluppato e che ha compensato in gran parte anche
alcune difficoltà che gli altri settori hanno presentato anche da noi, è cresciuto a mano con fatica, e dobbiamo essere orgogliosi di questo passaggio. Dunque io vedo anche in questa riscossa di Matera, no, un po' la nostra storia. Forse noi siamo arrivati un po' prima in questo progresso, ma sicuramente voi ci state arrivando con la velocità che i tempi più recenti prospettano e permettono, e l'augurio che faccio è che entriamo e continuiamo, perché questo significa il bene non solo economico delle comunità. Siamo qui con Maurizio Marello, sindaco di Alba, è terminata adesso questo incontro e vogliamo sapere un attimino questa sinergia, questa collaborazione che dura ormai da 2 anni con la città di Matera, cosa rappresenta per noi albesi? Beh, è stato un incontro 2 anni fa con la regione Basilicata, che è stata ospite della Fiera del Tartufo, e di lì è nata, diciamo, questa amicizia che è stata coltivata al punto che quest'anno loro sono nuovamente con noi e saranno soprattutto con noi l'11 di novembre, quando l'asta mondiale del tartufo da Grinzane avrà un collegamento con Matera, dove verranno battuti i tartufi. Ecco. E continuiamo con questa politica che stiamo portando avanti da qualche anno di buone pratiche e di relazioni con città che hanno eccellenze straordinarie. Matera è di per sé una città straordinaria e unica al mondo, come tutti sanno, ma dove ci sono anche eccellenze di tipo gastronomico, e quindi siamo contenti di proseguire su questa strada. Grazie Maurizio.